e delle politiche sociali Nunzia Catalfo. Con grande piacere accolgo sul palco la candidata per il Movimento 5 Stelle, candidata alla presidenza della Regione Campania, Valeria Ciarambino. E accolgo il candidato al sindaco di Pomigliano d'Arco, il professor Gianluca Del Mastro. Allora, sindaco, io la chiamo già sindaco, insomma, io direi che è suo compito fare gli onori di casa, insomma. Prego. Buonasera a tutti, buonasera, mi fa piacere di vedervi numerosi, non soltanto in omaggio alle nostre ospiti, Valeria è di casa ovviamente venendo da Pomigliano, in particolare signora Ministro, che l'onorevole Ministro che ci ha fatto stasera l'onore di essere tra noi. E è un momento importante questo, per questo mi fa piacere vedervi numerosi, perché è il momento in cui parliamo di lavoro, sviluppo e politiche sociali, che è un tema fondamentale per tutti, il primo tema anche di un programma elettorale, ma di un programma che però deve essere concreto. Ovviamente noi tutti parliamo di massimi sistemi, però su questo tema dobbiamo essere concreti. Cioè non possiamo dire delle cose che poi non andremo a realizzare, degli obiettivi che non andremo a realizzare. Sul comune di Pomigliano d'Arco abbiamo delle idee importanti, abbiamo dei progetti importanti, progetti che sono innanzitutto concreti, progetti che hanno una realizzabilità immediata. Ovviamente un sindaco e un'amministrazione comunale non possono e non devono, tantomeno in campagna elettorale, parlare di posti da dare subito, immediatamente, perché sarebbe sbagliato, sarebbe ipocrita. Però possiamo parlare delle importanti prospettive concrete che un comune, che un sindaco può generare con delle politiche mirate. Noi abbiamo delle aziende straordinarie qui a Pomigliano, delle aziende che non possono e non devono soltanto essere ospiti in casa nostra, delle aziende con cui noi dobbiamo interloquire fortemente. E grazie al governo che quelle aziende le sta sostenendo e sta facendo in modo che quelle aziende non chiudano, non vadano via da Pomigliano, anzi le ha sostenute anche in maniera tale da giustificare e rafforzare la presenza sul territorio, un comune e una regione non possono non dire a queste aziende di fortificare ancora di più quella presenza sul territorio, rendendo le prospettive sul lavoro delle prospettive reali, concrete, che aiutino un territorio come il nostro, in cui il tasso di disoccupazione, nonostante la presenza delle aziende, è davvero altissimo, è ingiustificatamente alto. Non è giustificata la presenza del nostro tasso di disoccupazione con una presenza così forte di aziende, che l'Italia del Sud non è seconda a nessuno. Quindi, sebbene il comune non possa andare lì, un'amministrazione comunale non può andare lì e mettere il cappio al collo alle aziende per dire assumi le persone, però può sensibilizzare insieme alla regione, può spingere, può sostenere quelle politiche che generino sviluppo, che generino lavoro. Ci sono altre realtà qui a Pomigliano, sul nostro territorio, non solo le grandi aziende. Oggi ho parlato con i commercianti, attraverso azioni importanti, l'incentivazione ai commercianti, le azioni di promozione su quei commercianti virtuosi che facciano il plastic free, che rispettino le norme di sicurezza di cui il comune si doterà. Quegli sgravi possono andare a vantaggio della creazione di nuovi posti di lavoro. In quelle aziende commerciali, in quelle attività commerciali di Pomigliano, che come sapete sono centinaia e che si riferiscono a quel volume di affari enorme che è la frequentazione assidua della città, non la dico quella parola non mi piace, quella parola spagnola che significa
sommossa in spagnolo, e che mira a svalutare il lavoro dei commercianti del venerdì e del sabato e della domenica. Quelli vanno aiutati, vanno sostenuti, e vanno sostenuti anche nella loro azione di poter offrire lavoro nel nostro territorio. C'è un'azione importante di cui un'amministrazione comunale deve assolutamente tenere conto: i progetti utili alla collettività, i PUC, che è il piano primario attraverso i quali si possono impiegare i percettori del reddito di cittadinanza. I percettori del reddito di cittadinanza firmano una sorta di patto di utilità, di pubblico servizio, e quelli possono essere degli strumenti importanti, perché lì non si genera soltanto un'occupazione che potrebbe sembrare temporanea, ma si gettano le basi per una formazione che può con facilità traghettare verso il mondo del lavoro più stabile. Un'altra importante iniziativa della nostra amministrazione, di quella che sarà la nostra amministrazione, grazie, noi dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, tutto pieno, perché altrimenti non potremmo alzarci la mattina con quella verve che ci porta ancora a quest'ora a mantenere, perché sennò a quest'ora già dovremmo in campagna elettorale. Noi dobbiamo valorizzare le aziende comunali, quello è il primo atto: riqualificare, funzionalizzare e creare presupposti per un rafforzamento dell'offerta di lavoro delle aziende comunali. Guardate, si tratta di aziende comunali, si tratta di fondazioni che attualmente costano molto e generano poco profitto. Noi siamo convinti che un'azione aziendale molto forte di rigenerazione e di riqualificazione possa portare queste aziende che sono importanti e che sono straordinarie, la Pomigliano Infanzia, la Pomigliano Danza, la Fondazione Vittorio Imbriani della Cultura, l'ENAM e l'ASM, può portare sicuramente delle prospettive interessanti. Però quando poi vediamo che con una operazione fatta all'ultimo momento, a 10 giorni dalle elezioni, viene fatto uno scorrimento di graduatorie e vengono assunte delle persone che non erano state previste nel piano assunzionale, ci viene allora il dubbio che quella politica di rigenerazione che noi vogliamo fare non sia stata ancora fatta e non si voglia andare in questa direzione. Si voglia andare nella direzione contraria, quella delle filiazioni, quella delle amicizie, quella di quei governi di azienda poco oculati che poi portano al dissesto e peggio ancora ai debiti. Alla fine la cosa per cui ci impegniamo, il lavoro per le persone, ma l'altro versante, l'altro obiettivo fondamentale, quello delle politiche sociali. Mi fa piacere aprire a livello cittadino un piccolo quadro anche demografico della città. Pomigliano abbiamo molti giovani che devono essere valorizzati, che devono essere guidati in rapporto stretto con le scuole, ovviamente. Dobbiamo evitare la dispersione scolastica, dobbiamo creare la formazione dopo l'orario curriculare, e lo dico da insegnante, sebbene appunto all'università poi ci siano altri problemi, però li conosco bene perché vengo dal mondo della scuola. Ma a Pomigliano abbiamo sempre di più una popolazione ultra 65enne in forte crescita. Sono persone di straordinario valore, sono concittadini che hanno un'esperienza meravigliosa, e quindi non possiamo dimenticare queste forze, né possiamo dimenticare che noi dobbiamo creare degli strumenti di assistenza importanti. D'altra parte, l'abbattimento delle barriere architettoniche è un'altra priorità. A Pomigliano, se vi rendete conto, l'abbattimento delle barriere architettoniche è ancora quantizzato intorno al 30-40%, manca un 60% di opere, soprattutto nelle periferie, questo io non lo dimentico mai, nelle periferie.
in cui le persone diversamente abili, ma anche banalmente, io sono un padre, io ricordo che quando qualche anno fa, adesso mio figlio è più grandicello, ma quando io camminavo col passeggino me la vedevo nera, non so voi altre mamme, genitori, è una situazione che conosciamo bene. E insieme con la Caritas parrocchiale, insieme con le parrocchie, con le associazioni, ovviamente una politica mirata alla povertà, e scusate se lo dico, alla nuova povertà, quella che segue il Covid. È una povertà a volte nascosta, a volte guardate, pudica, vergognosa. Quante persone sto vedendo in questi giorni che magari professionisti, anche professionisti importanti, che dicono: io non vado alla Caritas, non vado a chiedere il sussidio anche al comune perché non ce la faccio psicologicamente. Allora un'assistenza che deve essere prima psicologica, quindi laboratorio solidale, bottega solidale, la bottega solidale con last minute market, cioè prodotti che possono essere venduti anche a fine giornata. È un aiuto alle famiglie concreto. E come questo lo sportello per queste famiglie, perché serve l'assistenza psicologica a queste famiglie. Quindi tutta una serie di azioni importanti, tutta una serie di azioni che mettono al centro il cittadino. E questo è quello che io vorrei offrire alla nostra città. Ed è qualcosa di sincero e d'altra parte di concreto, perché queste azioni, prima di proporle, le ho verificate con tutti i meravigliosi membri della nostra coalizione. Grazie. Ringrazio il professor Del Mastro. Adesso cedo la parola alla candidata per il Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania, Valeria Ciarambino. Quindi, come la Regione sia un fulcro fondamentale per queste politiche sociali attive del lavoro. Prego. Assolutamente sì. Anzitutto grazie a tutti per essere qui. Ringrazio il nostro Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, che ha voluto accogliere il nostro invito di venire a Pomigliano, che è una terra che ha fatto anche la storia della politica industriale del nostro paese. E ringrazio il nostro sindaco Gianluca Del Mastro, perché io lo considero già il sindaco di questa nostra città, e mi auguro veramente di poter avere un'amministrazione guidata da persone straordinarie come Gianluca. Sono al mio secondo giorno a Pomigliano e, come ieri sera, mi coglie nuovamente l'emozione, perché parlare davanti ai miei concittadini per me non è mai semplice, non è mai scontato. Puoi parlare davanti alle piazze più piene, ma quando vengo qua sono emozionata ogni volta. Beh, oggi parliamo di lavoro e di politiche sociali, che sono due temi rilevantissimi per questa regione, perché sono due temi critici per questa regione. Noi abbiamo in Campania ad oggi una percentuale di disoccupazione giovanile che è del 56%. Siamo a livelli, siamo tra le ultime regioni d'Europa, neanche d'Italia, e dopo di noi ci sono soltanto alcuni governatorati francesi nel Marocco, cioè siamo messi veramente male. Oggi ero in Rai per un confronto con Caldoro, che se n'è scappato e ha scelto di non confrontarsi. Gli avrei detto che nel 2009, quando lui ha iniziato un anno dopo a governare la regione, la disoccupazione era al 37,8, grazie ai due personaggi che ci hanno governato l'hanno fatta aumentare, quella giovanile, di 20 punti. Capite dunque che c'è bisogno realmente di un'inversione di tendenza per risolvere questo problema del lavoro in Campania. Io, quando parlo di lavoro, parto da una cosa di cui non ho mai sentito parlare in 5 anni in cui sono stata in Consiglio regionale, che è la formazione, le politiche attive del lavoro. La formazione, se andate a cercare sul vocabolario, c'è scritto che è un servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo. E invece in Campania che cosa succede? Spendiamo decine di milioni di euro per fare ogni volta piani della formazione che sono la fotocopia di loro stessi. E allora ci sono i corsi per estetisti, i corsi per baristi, i corsi per pizzaioli, sempre gli stessi. Poi cosa succede? Vado a incontrare gli imprenditori, e ne sto incontrando tanti in questi giorni, e incontro per esempio gli imprenditori dell'IT, dell'Information Technology, che mi dicono:
Consigliere, noi non riusciamo a trovare in campagna le professionalità che ci servono. I giovani che escono dall'università in questo settore non sono abbastanza. Dobbiamo andarcene a cercare fuori regione o addirittura all'estero. Incontro manager dell'alta sartoria napoletana che mi dicono: consigliere, io ho le cucitrici della mia azienda che hanno 65 anni. Vuol dire che tra poco io non avrò più personale per continuare a fare questo lavoro, che è un lavoro di eccellenza della nostra terra. Ho incontro il presidente di Federturismo che mi dice: nei nostri alberghi mancano i maître. Ma allora scusate, questa regione Campania, quando fa il catalogo dell'offerta formativa in regione Campania, insieme a chi lo fa, come si stabilisce a quali mestieri formare i nostri giovani? Se li formiamo per mestieri che non servono e non li formiamo per i mestieri che servono. Allora ho fatto un giorno una domanda alla Regione Campania e ho detto: ma a fronte delle decine di milioni di euro che noi investiamo in formazione, mi fai capire quanti giovani o quante persone adulte hanno trovato lavoro? Perché mi risulta che la formazione debba servire a questo. La risposta sapete qual è stata? Il silenzio. Perché la formazione non serve in questa regione a trovare lavoro, serve a spendere i soldi, e gli attestati che ci danno gli enti accreditati ce li azzecchiamo sul muro nella cameretta. Io voglio fare una rivoluzione della formazione, perché è il primo step per parlare di lavoro nella nostra regione, ossia la formazione col Movimento 5 Stelle e con Valeria Ciarambino al governo della regione Campania si fa nelle imprese. Daremo i soldi non più agli enti di formazione accreditati, ma alle imprese, per formare i giovani dentro le imprese ai lavori che servono, finalizzate all'assunzione. E non basta, io voglio mandare i giovani campani a formarsi nelle eccellenze mondiali della tecnologia. Finanzieremo stage formativi come Regione Campania per i nostri giovani nella Silicon Valley, perché vadano lì a vedere come si fa impresa e tornino qui a fare impresa e a costruire futuro della nostra terra. Ancora, la Campania ha delle eccellenze artigianali. Oggi noi abbiamo i nostri laureati che fanno i cassieri nei supermercati a 600-700 euro al mese. E poi abbiamo mestieri che si stanno perdendo, mestieri dell'artigianato che nessuno fa più, perché manca il raccordo tra la scuola e questo mondo. Io voglio creare in Campania le scuole dei mestieri e anche dei mestieri d'eccellenza, dove i giovani si formino e si formino all'artigianato, a quei mestieri lì per i quali oggi c'è tantissima richiesta, in modo da ripristinare questo legame e da creare tanti posti di lavoro sul nostro territorio. Non si parla mai degli over 40, si parla sempre dei giovani quando si parla di lavoro, e invece dobbiamo pensare anche agli over 40, perché per loro è più difficile trovare un lavoro. Dobbiamo fare un piano importante, c'è un fondo nazionale istituito dal nostro governo, che è il Fondo delle Nuove Competenze. Useremo i fondi che ci sono lì per riprofessionalizzare gli over 40 ai lavori di cui c'è bisogno. Oggi si parla di Green New Deal, riconversione ecologica delle imprese. Arriveranno i fondi del Recovery Fund. Dobbiamo farci trovare pronti, avere qui le professionalità in quei settori che serviranno alle imprese, perché si stima che l'occupazione in questi settori aumenterà del 26% nei prossimi 3 anni. E io voglio che i lavoratori in Campania siano formati per poter essere assunti, quindi dobbiamo essere pronti. C'è un altro tema che mi sta molto a cuore, che è l'occupazione femminile. Da donna mi sta molto a cuore. Vi dico che io sono profondamente contraria al tema delle quote rosa. Nunzia, è una cosa che da donna mi fa venire i brividi, perché le quote rosa mi sembrano tanto le riserve indiane in cui mettere le donne e pulirsi la coscienza. Le quote rosa sono la deresponsabilizzazione della politica, che anziché creare condizioni di partenza e opportunità uguali per uomini e donne, in maniera tale che poi chi vale emerga, che sia uomo o che sia donna, siccome le condizioni di partenza non sono di parità, si è inventata le quote rosa.
E invece così non va bene. Cosa vuol dire creare opportunità per le donne e per le donne che lavorano in Regione Campania? Oggi una donna su tre lavora e c'è una disparità salariale enorme tra uomo e donna. Io dico che si aiuta la donna ad entrare nel mondo del lavoro aiutando la famiglia, perché non è possibile che in Campania una donna madre debba decidere se occuparsi della sua famiglia e dei suoi figli o se lavorare. Non esiste immaginare di dover spendere lo stipendio per pagare 400-500 euro al mese per un asilo nido a cui affidare i propri figli. Allora noi dobbiamo intervenire su questo, su quello che si chiama welfare. C'è un tema a cui io tengo tantissimo e vi assicuro che mi impegnerò con tutte le mie forze per realizzarlo. I bambini che nascono in Campania devono avere le stesse opportunità dei bambini che nascono in Valle d'Aosta, in Lombardia e in Emilia-Romagna. E oggi non è così. Oggi in Campania abbiamo una copertura per i posti negli asili nido pubblici di poco più del 7%. In Valle d'Aosta 44%, la media italiana è 26%. Su 150.000 bambini campani, figli nostri, da 0 a 3 anni, solo 11.000 hanno un posto in un asilo nido pubblico. Allora, Nunzia, in questo chiedo anche a te un impegno come governo. Noi dobbiamo rivedere i criteri della spesa storica, perché oggi vi spiego come funziona il riparto delle risorse nazionali. Ovviamente esaspero, ma per farvi capire qual è il senso. Oggi funziona così. Spesa storica significa che se tu hai in un territorio zero asili nido e quindi spendi zero, ricevi zero. Beh, mi sembra che, diciamo, non sia proprio un criterio così equo, perché in questo modo noi gli asili nido non ce li avremo mai. Allora noi dobbiamo ribaltare questo paradigma e chi ha zero asili nido non riceve zero ma riceve 100, perché gli asili nido li deve fare per dare opportunità ai bambini. Quindi io lavorerò in sinergia col governo perché dobbiamo cambiare questi criteri e vi dico una cosa. Chi governa la Regione Campania dovrebbe essere quello che, con un termine inglese, si chiama stakeholder di un territorio, colui che difende gli interessi di quel territorio. Caldoro e De Luca in 10 anni non hanno mai messo in discussione questi criteri che penalizzano la Campania. Come hanno difeso i nostri interessi? Allora, io voglio realizzare un piano per gli asili nido che ci porti in 5 anni dal 7 al 50% di copertura, 75.000 posti negli asili nido pubblici per i bambini della Campania. E per chi non arriva ad entrare negli asili nido pubblici, un bonus per le famiglie meno abbienti, perché una retta dell'asilo nido oggi se la possono permettere in pochi. È un incentivo alla realizzazione di asili nido aziendali. Durante questa legislatura sono riuscita a far approvare questa mia proposta, su cui però De Luca ci ha messo pochissimi soldi, per aiutare le imprese a realizzare asili nido al loro interno, così le mamme portano i propri figli in azienda e ce l'hanno lì vicino e stanno tranquille e possono lavorare in serenità. Questo sarà per me un impegno fortissimo, perché è una disparità iniqua ed inaccettabile. Voglio istituire un assessorato alla famiglia, perché di famiglia si parla troppo poco in Campania e perché non è possibile che nella nostra terra oggi non nascano più bambini e i giovani se ne vanno via perché qui non trovano opportunità. Vuol dire che domani qui non resterà nessuno a costruire il futuro della Campania. Per questa ragione voglio istituire un assegno prenatale per aiutare le donne durante la gravidanza e i bambini per i primi mesi di vita. È un supporto importante alla famiglia che oggi spesso è lasciata sola. E poi burocrazia zero per la disabilità. In questi anni mi sono battuta per questa cosa e sono molto contenta perché a livello nazionale stiamo andando nella stessa direzione col piano di digitalizzazione della pubblica amministrazione nel decreto semplificazione. Vi spiego di che cosa si tratta. So che ci sono dei rappresentanti delle associazioni anche dei disabili tra noi. Oggi un disabile riconosciuto tale deve fare 10.000 file in 10.000 uffici pubblici per avere quello che gli spetta, dal contrassegno per la macchina alla pensione dell'invalidità, alla visita all'ASL e così via.
Ma io dico una cosa, ma perché le amministrazioni pubbliche non si parlano tra di loro e una volta che uno ha accertata quella disabilità e acclarato quel diritto non gli viene riconosciuto di default e a una persona che già vive mille disagi dobbiamo aggiungere anche il disagio di fare la spola tra gli asili pubblici? Allora, io voglio realizzare una app e una piattaforma perché le amministrazioni regionali si parlino e perché a un disabile basti fare un'unica domanda perché gli venga dato da tutte le amministrazioni tutto quello che è previsto e che gli spetta di diritto. E poi dobbiamo lavorare seriamente per la vita indipendente delle persone con disabilità. Io sono stanca di sentir parlare soltanto di assistenzialismo e di non considerare queste persone come cittadini a tutti gli effetti, a cui vanno riconosciuti i diritti di tutti, il diritto alla mobilità, il diritto all'inserimento nel mondo del lavoro e il diritto anche ad avere un futuro sereno quando i genitori non ci sono più, quello che si chiama dopo di noi. Bisogna lavorare insieme alle associazioni che si occupano di disabilità e come regione anche insieme al governo e al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali creare le condizioni perché appunto queste persone possano vivere in serenità anche quando non hanno qualcuno che si occupa di loro, perché ad occuparsi di loro devono essere le istituzioni regionali e lo Stato. A livello scolastico dobbiamo investire sul tempo pieno nelle scuole primarie, perché anche su questo la Campania è indietro rispetto al resto d'Italia. E stiamo facendo un lavoro già da tempo che continueremo se arriveremo al governo di questa regione per l'erogazione in tempi certi delle borse di studio universitarie. Io in questi anni ho incontrato centinaia di universitari che stavano ricevendo 2-3 anni dopo le borse di studio di 2-3 anni prima. Scusate, ma la borsa di studio non si dà perché quello studente non ha le condizioni economiche per pagarsi i testi, per pagarsi magari il biglietto di viaggio o per pagarsi i fondi dell'università. E allora che senso ha darglieli 3 anni dopo? Capite che c'è da sistemare tantissimo in questo settore e che chi ci ha governato fino ad oggi non l'ha fatto. Io mi auguro che i cittadini avranno veramente la lucidità, superato anche il trauma che abbiamo vissuto collettivo, per giudicare chi ci ha governato fino ad oggi, che adesso si ripresenta a voler governare, mi riferisco a Caldoro e a De Luca, sulla base non delle promesse che fanno in campagna elettorale, io le chiamo minacce elettorali, perché ogni volta quando hanno avuto la possibilità di governare le cose che oggi promettono non le hanno realizzate e per me non hanno nessuna credibilità. L'unica credibilità ce l'ha il Movimento 5 Stelle, che in questi 5 anni è stata l'unica voce all'interno delle istituzioni a difesa dei cittadini e io adesso voglio che questa voce arrivi al vertice della Regione Campania, perché sono stanca di denunciare, voglio lavorare per cambiare le cose in Campania. Grazie. Ringrazio la Presidente Ciarambino. Adesso ho il grande onore, insomma, di cedere la parola al Ministro Catalfo del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui lancio un input. Quindi Pomigliano è un comune da guardare per attivare progetti utili per la collettività, quindi penso al reddito di cittadinanza, insomma una misura che oggettivamente ha fatto ritornare il cittadino al centro di tutto. Prego. Bene, innanzitutto voglio ringraziarvi, ho un ricordo affettivo che mi lega a Pomigliano, sono stata qua qualche anno fa e quindi ritorno molto molto volentieri. Mi auguro che questa campagna elettorale sia una campagna elettorale proficua, mi auguro che ci sia voglia di cambiamento nei cittadini e i temi che hanno toccato il nostro candidato a sindaco, che ha toccato Valeria Ciarambino, sono davvero, non ci eravamo neanche parlati prima, quindi sono davvero tutti in linea con quello che sono poi gli investimenti che stiamo facendo a livello nazionale. E i progetti utili per la collettività sono un tema importante, provengono da una misura di cui ho parlato qualche ora fa in un paesino non lontano da qui, una meraviglia, e dove il sindaco ha attivato questi progetti utili. A chi li deve fare? Li fa
il percettore di reddito di cittadinanza, che è un cittadino come tutti noi, una persona che era rimasta indietro, che ha avuto delle difficoltà, che ha una famiglia, che ha dei figli e che ha un disagio probabilmente, e che torna, grazie a questo sostegno al reddito, torna a far parte della comunità anche grazie ai PUC, ai progetti utili per la collettività. Nel comune in cui siamo andate, il sindaco di quella di Bacoli, sì, il sindaco aveva attivato diversi progetti, altri ne attiverà. Ad esempio stanno rimettendo a posto l'archivio storico del comune, o aiutano i bimbi che si devono recare a scuola, quindi li accompagnano a scuola. Questo ha una doppia funzione, una funzione di aiuto per la collettività ed è anche una funzione per la persona che si sente parte della comunità in cui vive, ed è un modo per rendere la persona da passiva ad attiva, io dico proattiva, cioè facciamo in modo che chi aveva perso la speranza, chi si sentiva indietro, chi si sentiva abbandonato, possa attivarsi, far parte della comunità, far parte dei progetti e iniziare ad avere un percorso di vita. Un percorso di vita che poi può essere seguito ovviamente anche da altri strumenti di cui parleremo o da altre azioni, ma è un grande inizio. E il comune in questo ha un ruolo principale, ma non solo perché la persona si riattiva, perché accanto alla persona si riattiva la famiglia, si riattivano, si guarda se ci sono i servizi sociali, là hanno un ruolo importantissimo, si guarda se ci sono bimbi in dispersione scolastica, a volte in queste famiglie, quelle molto molto disagiate, dove purtroppo si è andati infine in fondo, troppo in fondo, a volte tutto questo coinvolge anche l'andamento scolastico dei bimbi e quindi si può intervenire sulla dispersione scolastica. Io da che sono al Ministero ho notato una grande cosa, a volte diciamo non ci sono gli investimenti, invece io ho notato che a volte ci sono gli investimenti, ad esempio sul sociale, nei servizi sociali, ci sono gli investimenti, ci sono le risorse, ma non vengono richiesti. Quindi quando parlavamo a volte delle risorse che vanno più ad alcuni comuni piuttosto che ad altri, è perché manca la progettualità di quel comune. Il comune non presenta i progetti e nel momento in cui non presenta i progetti è chiaro che non gli vengono finanziati. Quindi serve una forte progettualità dei comuni, anche perché l'inclusione sociale, il sociale, i servizi sociali, poi le politiche attive collegate comunque alle politiche attive del lavoro, sono il fulcro a cui, intorno al quale ruota tutto, è quello di cui abbiamo parlato ora. Quindi aiutiamo le famiglie, utilizziamo tutte le risorse che ci sono, perché molte risorse ci sono e non vengono utilizzate, altre devono essere stanziate ed è giusto che sia così. Facciamo tutto il possibile per intervenire, so che ci sono anche delle associazioni, per intervenire e far sì che quelle associazioni che si occupano insieme ai comuni di portare avanti determinati servizi possano realmente farlo. E quindi gli investimenti anche nel terzo settore, che ha un ruolo importante di sussidiarietà, no? Si devono fare e come governo ci siamo impegnati e stiamo continuando a farlo, abbiamo vicito alcune cose, portando avanti il registro unico del terzo settore, abbiamo rifinanziato il fondo che permette al terzo settore di fare i progetti per altri 100 milioni di euro, insomma c'è un impegno molto forte sul terzo settore di cui io conosco e riconosco, il governo riconosce un valore molto molto importante di aiuto alla collettività e anche di supporto a tutte quelle che sono le azioni che si fanno nel sociale. Poi c'è un tema, che è il tema che avete trattato tutti voi, è il tema dell'investimento, investimento in cosa? Nelle persone, nel capitale umano, nei cittadini, in quello che siamo oggi, quell'investimento che ci consente di non far andare i nostri giovani, e io conosco bene, essendo una persona del sud, che cosa vuol dire, cosa succede nel sud, cosa sta avvenendo, il grande esodo dei giovani che non si ritrovano, non hanno delle prospettive, vedono che non ci sono delle prospettive e preferiscono andare via dalle proprie comuni, dalle proprie città e trovare dei lavori, qualcosa di insomma migliore fuori dal proprio paese. E l'investimento si fa
anche istituendo, come diceva giustamente Valeria, dobbiamo rendere anche coerente la formazione con quello che sono i settori di sviluppo. Cioè, quindi se si investe sul green e sul digitale, oggi abbiamo parlato di questo, del recovery plan, di quello che saranno gli investimenti, se si investe sul green e sul digitale, è chiaro che dall'altra parte dobbiamo avere dei ragazzi, dei lavoratori che siano preparati per essere inseriti in quel contesto lavorativo, se no ci ritroveremo con qualcuno che ha investito e lavoratori non formati. Quindi il grande investimento nella formazione, nelle competenze, nel capitale umano è la prima cosa che si deve fare. L'ho iniziato a fare un po' col fondo nuove competenze di cui parlava Valeria e lo applicheremo per la prima volta in un caso campano che è Jabil, già è l'azienda campana. Lì noi diciamo, se il lavoratore, anche dovuto al lockdown, perché sapete che col lockdown non tutti sono rientrati in azienda tutti insieme i lavoratori, ma alcuni sono rimasti fuori, alcuni sono in smart working, poi c'è un'evoluzione dello smart working per cui i comuni possono far tanto, ma ci arriveremo, e altri sono, non possono rientrare in azienda. Allora noi diciamo, piuttosto che andare in cassa integrazione, quindi avere uno strumento di sostegno passivo, il lavoratore sta a casa e basta, allora facciamo che il lavoratore rientri in azienda, magari non rientra a lavorare per tutto il numero delle ore, mettiamo ad esempio per 40 ore, rientra per 20, le altre 20 ore lo mettiamo in formazione, coerente con quello che sono le prospettive dell'azienda, e viene retribuita dallo Stato. Questo lo utilizziamo anche nel caso Jabil, cioè per i lavoratori in transizione, cioè se c'è per caso una prospettiva occupazionale insomma particolare, insomma, che tende, porta i lavoratori fuori dall'azienda perché ci sono degli esuberi, può capitare, quante volte lo sentiamo, allora attiviamo la formazione prima, attiviamo gli strumenti per ricollocare il lavoratore nel frattempo e cerchiamo di accorciare, se non eliminare, il momento in cui il lavoratore perde il lavoro e sta in naspi, quindi, e lo accompagniamo con la formazione. Quindi questo è uno dei grandi investimenti, non basta, ovviamente non basta, abbiamo parlato dei giovani, bisogna investire e fare sì che i giovani rimangano nel loro territorio e che abbiano delle prospettive occupazionali. E tutto il piano che noi stiamo mettendo in atto col recovery plan va proprio in quella direzione, proprio nel voler far rimanere i giovani nel proprio territorio. Una, oltre agli famosi, insomma, quello che conoscete, una parte l'abbiamo già inserita, i 6 mesi nel decreto agosto di sgravio contributivo per l'assunzione, ma una delle cose che si può fare, e si può fare anche quasi immediatamente, penso di inserirlo nella legge di bilancio, ad esempio è la staffetta generazionale, accompagniamo l'anziano in uscita, a cui man mano diminuiamo l'orario di lavoro perché comunque diventa poi pesante alla fine della propria attività lavorativa, gli affianchiamo un giovane con una retribuzione, anche in contratto di apprendistato, ma con una retribuzione, il giovane porta nuove competenze all'azienda, ma l'anziano quanta esperienza e competenze può trasmettere al giovane? E questa è una modalità per inserire il giovane. Il contratto di solidarietà espansivo, cioè facciamo in modo che di far inserire più giovani utilizzando questa tipologia di contratto, di far inserire più giovani all'interno del mondo del lavoro. L'investimento in competenze, cerchiamo di formarli nel modo corretto, e quando parlavi appunto di coerenza di quello che è la formazione con i settori di sviluppo del paese, questa è una cosa, è il fulcro, è una cosa importantissima, tant'è che a livello nazionale abbiamo inserito l'osservatorio col Covid, con i decreti, il Covid ha fatto anche questo proprio per monitorare cosa sta avvenendo nel mercato del lavoro, perché sappiamo tutti che è stato un momento davvero difficile da sopportare per tutti noi, per tutto il paese, per tutte le famiglie italiane, e quindi bisogna capire che come, perché ci sarà un'evoluzione del mercato del lavoro, lo smart working ce lo sta facendo vedere, facciamo le videoconferenze, non tutti si recano tutti i giorni al lavoro, spesso soprattutto nella pubblica amministrazione ma anche nel privato
1,5 milioni di cittadini nella fase di lockdown e adesso 900.000 lavorano in smart work, e quindi cambia il modo di lavorare. E quindi abbiamo istituito questo osservatorio per capire che cosa avviene a livello nazionale, che cosa succede sul mercato del lavoro, se si perdono posti, se ne guadagnano altri, se cambiano le prospettive lavorative, se c'è uno sviluppo maggiore in un settore piuttosto che in un altro. E allora, se là c'è quello sviluppo, la formazione deve essere coerente con quello sviluppo di quel settore. E l'abbiamo collegato agli osservatori regionali, che possono essere implementati, perché li abbiamo rafforzati, li abbiamo inseriti nel piano di rafforzamento delle politiche attive del lavoro e dei centri per l'impiego, quindi ogni regione può creare un osservatorio nazionale e da lì rendere coerente la formazione con quello che sono i settori di sviluppo. Io credo che noi siamo di fronte davvero a una grande opportunità, che è quella veramente di far evolvere il nostro paese, di investire davvero stavolta nei giovani, nelle donne, nei lavoratori italiani, investire nelle competenze, far sì che i nostri giovani preparati ritornino anche dagli altri paesi in cui sono andati e investano qui. Il digitale, il 5G, le nuove tecnologie, l'investimento in green, queste sono le grandi sfide. Noi siamo di fronte a una grande sfida, dobbiamo essere capaci di spenderle pure, quindi avere degli amministratori oculati, degli amministratori responsabili, degli amministratori consapevoli, dei sindaci che sappiano, e quindi e il loro staff, il loro gruppo, che sappia progettare e investire la spesa che è stata stanziata, diventa cruciale, perché questo è il momento della svolta, della grande opportunità che abbiamo. Arriveranno 209 miliardi, stiamo lavorando su un recovery plan, quindi su un piano nazionale che può veramente dare una svolta all'Italia, e io credo che se agiamo con responsabilità, se investiamo nelle persone giuste, davvero ci può essere la svolta reale per l'Italia. Siamo usciti da una grande crisi, una grande pandemia, ne stiamo uscendo pian piano, abbiamo dimostrato di essere responsabili e di riuscire ad affrontare tutto questo meglio di altri paesi. Io credo che possiamo dimostrare, lavorando tutti insieme, di poter superare una grande sfida, rendere l'Italia non agli ultimi posti in Europa, ma farla diventare tra i primi posti. E per quello io sono convinta che scegliendo persone che abbiano le idee chiare si può davvero arrivare all'obiettivo, con costanza, con coerenza e senza fermarsi mai. Io vi ringrazio, se ci fossero persone che vogliono chiedere qualcosa sono ovviamente sempre pronta a rispondere. Come Ministro del Lavoro mi sono molto impegnata in tutta la fase del lockdown, non vi nego che è stato un impegno molto importante, molto forte, ma è stato giusto fare così. Abbiamo stanziato 50 miliardi su tutte le misure del lavoro, abbiamo fatto delle scelte difficili a volte, come lo stop ai licenziamenti, però ci ha aiutato, dico io, non a subire la pandemia e la crisi, ma a governarla e gestirla. E un po' il tempo ci sta dando ragione. Avevamo perso 600.000 perché c'erano alcuni posti di lavoro che erano stagionali, del turismo soprattutto, che noi avevamo perso, e in questi ultimi due mesi, ovviamente io monitoro i dati costantemente, il Ministero li monitoriamo, 230.000 posti sono stati recuperati, quindi possiamo fare di più, abbiamo dei dati anche dal bollettino Excelsior che ci dice che potremmo recuperare 310.000 posti a settembre, quindi entro il mese di settembre. Abbiamo delle buone prospettive, abbiamo delle risorse da impegnare, e se con costanza ci dedichiamo a tutto questo in modo responsabile, sono certa e sicura che ce la possiamo fare. Dal mio canto io garantisco il mio massimo impegno,
come ho sempre fatto, con umiltà e con dedizione. Grazie. Posso, scusami se prendo, però io voglio dire una cosa che il ministro non ha detto. Eravamo in macchina venendo qua, Nunzia, me lo consenti. Qui c'è un esponente del governo, c'è lo Stato oggi a Pomigliano, e tante volte noi viviamo le sofferenze, le fatiche quotidiane e sentiamo lo Stato lontano. Stavo parlando con Nunzia e lei mi diceva che nei mesi del lockdown, da febbraio fino ad agosto, lei non è mai tornata, fino a luglio, non è mai tornata a casa, lei è siciliana, e non ha visto i suoi figli per quei mesi, perché sono rimasti giorno e notte, sabato e domenica, a lavorare per il nostro paese, per provare veramente a rendere l'impatto della crisi meno doloroso possibile. Quindi io la ringrazio pubblicamente, perché credo che questo sia lo Stato italiano, uno Stato vicino e che soffre insieme ai suoi concittadini e lavora per aiutarli in ogni modo. Grazie Nunzia. Grazie a te. Condivido assolutamente ogni parola. Allora siamo ai saluti.